la bellissima Olivia Newton-John torna a parlare di TV del cancro che ha letteralmente cambiato la sua esistenza. Si è ammalata nel lontano 1992, il terribile male si è ripresentato nel 2013 e poi dopo 2 anni di tempo la probabilità di sopravvivere a questo stadio della malattia non sono molte, anzi sono ben poche. L'attrice però non vuole sapere effettivamente quanto lei è stata a vivere. Non so quanto ancora vivrà, non ho nemmeno voluto saperlo dai genitori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo, così avrebbe detto la bella attrice interprete di Sandy nella pellicola Grease. Quando ti vedi diagnosticato un cancro, una malattia terrificante, all'improvviso ti viene data una scadenza, se credi nelle statistiche la fai diventare realtà. Se qualcuno ti dice che hai 6 mesi da vivere, è tutto possibile che sia così. Perché ci credi? Insomma, non è molto contenta, non è molto felice, come è giusto che sia il cancro. Insomma, un saluto caro da Leandro, la reazione narratore italiana.